speciale di Radio Radio, il nostro buongiorno ad Antonello Angelini, giornalista economico. Antonello, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno. Benvenuto e il buongiorno lo diamo al sottosegretario allo sviluppo economico, professor Michele Geraci, che è già collegato con noi, a cui diamo buongiorno, il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, come sta? Molto bene, grazie. Allora, pronto? Intanto le chiediamo se può togliere il viva voce perché vorremmo sentirla meglio. E buongiorno anche al direttore del Tempo, Franco Bechis. Buongiorno Bechis, benvenuto. Buongiorno. 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 Allora, abbiamo tante questioni naturalmente. Io però inizierei, Antonello, con uno dei fatti più rilevanti degli ultimi giorni, al quale si sta pensando anche per possibili ripercussioni anche di ordine pubblico nei prossimi giorni, che è qualche notizia che riguarda la TAV. Dai Antonello, sì. Cominciamo con la prima domanda, coinvolgiamo i nostri due ospiti. Ma innanzitutto, secondo me è molto interessante capire dai due ospiti che quali saranno i risvolti possibili anche dentro il governo e dentro il 5 Stelle del fatto che probabilmente si farà la TAV. Cioè io mi sono domandato, per esempio, nell'ultimo articolo che ho scritto sul giornale, ma un movimento che dice uno vale uno a un certo punto dovrebbe anche rispettare la volontà popolare. La volontà popolare, se c'è il tre quarti del Parlamento che non è altro che la rappresentanza dei cittadini e del popolo che vota sì, quindi a questo punto il 5 Stelle si dovrebbe, diciamo, dovrebbe farsi una ragione e capire che le sue posizioni sono minoritarie, oltre al fatto che alla fine, e questo è un piccolo merito secondo me che va dato al 5 Stelle, che questa ritrosia reiterata a fare la TAV ha portato comunque nelle casse dello Stato 1 miliardo, non so, una cifra, una grossa cifra in più, sì, il tempo fa leggevo di 1 miliardo su 24 ore, che l'Europa ha messo in più sul piatto, quindi una piccola vittoria c'è stata. Geraci, iniziamo con il professor Geraci. Allora, intanto, scusate, mi permetto, vorrei intanto estendere le condoglianze alla famiglia del carabiniere Cercello, un giorno un po' triste, sì, e sì, con sì. Proprio qualche secondo è giusto sì. Dedicarlo a questo, quindi sì. Scusatemi per questo cambio. No, ma che naturalmente siamo un dovere, è importante ricordarlo e che questi eventi ovviamente non succedano mai più. Sulla TAV, i trasporti, le infrastrutture sono quei tipi di investimento di cui l'Italia ha assolutamente bisogno. Il messaggio che voglio dare è che le infrastrutture, i trasporti non trasportano solo merci, non trasportano solo persone, ma trasportano prosperità e danno la prosperità a quei luoghi che altrimenti non sarebbero raggiunti. Quindi è fondamentale. L'Italia ha un sistema dei trasporti che non ha avuto gli investimenti che erano necessari negli anni passati. Ci siamo ritrovati con una rete ferroviaria, chi viaggia in Italia sa benissimo le condizioni in cui versa. L'alta velocità e la TAV è assolutamente una priorità e fa parte di questa strategia che deve coinvolgere sia l'alta velocità sia i treni locali, affinché il sistema dei trasporti merci e passeggeri sia integrato ed efficiente, perché sono punti di PIL che si perdono quando un cittadino che deve prendere un treno deve stare sa che ritarderà e quindi parte 2 ore prima. Il nostro sistema economico non deve far stare le persone sulla piattaforma di un binario ad aspettare il treno, deve farle lavorare. Questo quindi è fondamentale. Quindi la parte almeno mia del governo, Lega, è ovviamente assolutamente pro TAV, pro infrastrutture, pro trasporti, e io da tecnico quello che ho visto in giro per il mondo è che quando si sviluppano le infrastrutture i paesi si trasformano. L'ho visto questo in Cina, l'ho visto in altri paesi dell'Asia ed è fondamentale che l'Italia cambi passo su questo tema. E il direttore del Tempo è Franco Bechis, che dice, che aggiunge? Ma io non sono mai stato convinto del dibattito troppo ideologico che c'è stato da una parte e dall'altra sulla TAV, perché le opere pubbliche vanno valutate, soprattutto quando sono 20 anni che bisognava farle, che in realtà è stato fatto poco o nulla, vanno valutate sulla praticità, nel senso che quell'opera che 25 anni fa aveva un senso,
magari ne può aver meno 25 anni dopo, perché il mondo nel frattempo è cambiato, perché gli svizzeri hanno aperto il traforo del Gottardo e hanno fatto un binario che ha caratteristiche totalmente diverse, molto più funzionale, c'è tutto un sistema diverso che fa la stessa cosa che avrebbe fatto la TAV. Quindi secondo me era legittimo mettere in dubbio l'utilità di quell'opera. Il metodo usato è stato quello dei costi e benefici, discutibile o meno che sia, la commissione tecnica ha detto che i benefici sarebbero stati inferiori ai costi. Avendo un po' stiracchiata costi, però Franco, un po' stiracchiata quel documento. Io non sono in grado di giudicare il lavoro di esperti, sto dicendo che è una questione di metodo, poi se gli esperti sono ideologici ci posso far poco. No, perché da poi nel frattempo comunque è stato messo un miliardo in più, mi pare, dall'Unione Europea. Quello che è accaduto è che in questi 4-5 mesi, l'ha annunciato il Presidente del Consiglio, a quel punto la parte costi è venuta a ridursi e quindi si è riequilibrato. A questo punto il tema costi-benefici non ci sarebbe più. È indubbio che secondo me il tema della TAV era banale dal punto di vista del consenso popolare. Alla maggior parte degli italiani non frega assolutamente nulla della TAV Torino-Lione. Se lei scende al di fuori del... Ma è vero, ha ragione, della provincia di Novara, l'interesse è zero, proprio zero. Quindi se avessero fatto un referendum italiano probabilmente non ci sarebbe stato il quorum, perché non interessava a nessuno. Ai piemontesi interessa, alle imprese di quella zona lì interessa. Alla fin fine, se i costi non sono così esorbitanti rispetto ai benefici, è giusto andare avanti. Ecco, ma il fatto di fare la TAV, chiedo a tutti e due, porterà poi a un in qualche modo redrazione all'interno dei 5 Stelle? Cioè, 5 Stelle è un movimento che racchiude tante anime. Io dico, neanche la DC forse all'epoca ne racchiudeva così tante differenti, no? Ci stanno i Di Maio, i Tofalo, tanti nomi che sono un pochino più vicini a posizioni, diciamo, di centrodestra, tanti altri, pensiamo a Fico, alla Trenta, che sono invece vicini a altre posizioni e quindi più vicini a certi movimenti, a certi movimenti, diciamo, di no TAV, comunque no qualcosa, no Olimpiadi, no. Ci sarà un chiarimento dentro il 5 Stelle, o magari una scissione, o magari la preponderanza di una sull'altra? Ma guardi, questa è una domanda che devo girare ai colleghi del 5 Stelle, non posso rispondere per loro. Abbiamo visto però negli ultimi mesi che alcune posizioni contro, per esempio, anche la TAP, il gasodotto, è stata poi ammorbidita, e così come sembra anche questa sulla TAV, proprio forse per un motivo a cui accennava il dottor Becchi, che pian piano l'ideologia cede il posto all'analisi, ai numeri, al confronto con la realtà, e chiaramente questo può creare tensioni con quelle che potevano essere posizioni ideologiche, sempre sì o sempre no a certe cose, ma quando poi i numeri cambiano, la realtà dà delle risposte diverse, a quel punto anche l'ideologia, io penso anche l'onestà intellettuale, debba cedere il posto ai fatti. Aggiungo anche, senza anche qui voler esprimere un parere tecnico sulla i costi e benefici della TAV aumentano molto di più se questa opera viene vista in un contesto, come dicevo, come accennavo prima, di sviluppo di tutto il sistema infrastrutturale dei trasporti di tutta l'Italia. È chiaro che se uno pensa alla TAV come un percorso tra due città, tra Torino e Lione, ha un certo valore. Se invece si pensa che Torino possa essere integrato in uno sviluppo tutto dei trasporti del Piemonte, Lombardia, della Liguria e di tutte le regioni attorno, in modo da poter arrivare prima a Torino, Sottosegretario, c'è da aggiungere, i benefici dovrebbero aumentare in un'ottica di sistema. C'è da aggiungere che proprio in questa direzione è proprio la Lega, questa più del Movimento 5 Stelle, dovrebbe, visto che la Lega è favorevole, è sempre stata favorevole, dovrebbe sottolineare e promuovere proprio questo, cioè un contenuto maggiore di quello che viene
che arriva a, normalmente alla, a noi cittadini, no? Quindi specificare ancora di più la portata di un'opera che può essere intanto apripista e può magari portare delle utilità superiori a quelle che noi riusciamo a vedere in questo momento. Ed è questo, scusi, ed è questo esattamente che stiamo cercando di fare, e aggiungo anche, anche sulla portualità, in modo che ci sia poi un'interconnettività e un sistema di retroporti tra la parte marittima e la parte ferroviaria. Quindi questo è un contesto ancora più elevato, sia verticalmente sia orizzontalmente sulla, sulla geografia dell'Europa e del Mediterraneo. Ricordiamo poi che in particolare il sottosegretario Geraci si occupa di commercio estero, quindi tra l'altro una cosa che ho letto così per cambiare argomento ultimamente è questo Erasmus delle start-up, che sarei curioso, diciamo, di capirne qualcosa di più, magari che si spiegasse anche, anche ai radioascoltatori. L'Erasmus delle start-up è un'idea è nata per dare alle nostre start-up innovative una maggiore presenza nei mercati internazionali. Quello che ho notato è che le nostre start-up, le 10.000 circa, sono molto brave nello sviluppo dei prodotti, quindi quello che io dico si concentrano sulla domanda, e poi spesso hanno poca forse contezza di quello che è invece la curva della domanda. La curva della domanda è che ormai sono mercati internazionali, quindi il mercato di riferimento è il mercato internazionale. Allora noi vogliamo dare l'opportunità a un centinaio di start-up italiane di trascorrere un periodo di 3 mesi all'estero in 6 paesi del mondo: Cina, Giappone, Corea, Slovenia, Stati Uniti e Regno Unito, in modo che possano, numero uno, confrontarsi con i loro colleghi di varie start-up. Saranno presso 6 incubatori in questi paesi del mondo. Sistemeranno un po' le specifiche del loro prodotto, si accorgeranno che forse il loro prodotto poteva andar bene per un certo idea di mercato, e confrontandosi anche questo con una nuova realtà sia in Asia, sia in Europa, sia in America, potranno, spero, sistemare un po' le specifiche del loro prodotto per rispondere a quelle che sono appunto le esigenze dei mercati e avere canali nuovi, accesso a canali, nuovi canali di finanziamento, quindi VC, venture capital. Queste start-up sono già, questo non è un'idea, è già un progetto che è partito già da 2 settimane, quindi ci sono i nostri giovani, ce ne sono 7 a Los Angeles, New York, Austin, nei paesi che ho detto, Cina, Corea, Giappone, in modo abbiamo cercato anche di dare una dimensione geografica diffusa, Asia, Europa e Stati Uniti. Questo sarà quindi 3 mesi trascorsi all'estero, rientreranno l'idea è che rientreranno con un prodotto migliore, con un finanziamento, avendo avuto accesso a nuovi canali di finanziamento, e attenzione, molto importante, anche ritrasferiranno questa loro esperienza, queste 80 start-up, alle altre 9.020 che non sono partite, in modo che ci sia anche un effetto di moltiplicatore non solo diretto per queste start-up specifiche, ma per tutto il sistema dell'innovazione italiana. Quindi questa è l'idea di questo programma, che così detto Erasmus delle startup, perché un po' ricalca quello che era all'inizio l'Erasmus degli studenti. Allora, abbiamo pochi minuti con noi Michele Geraci, sottosegretario allo sviluppo economico, il direttore del Tempo Franco Bechis e Antonello Angelini, giornalista economico naturalmente. Vogliamo chiudere come abbiamo iniziato. Il sottosegretario mandava anche il suo segnalava insomma il cordoglio per la morte del vice brigadiere proprio stamattina durante la notte, Mario Cercello Rega, giovane, si era sposato da poco più di un mese e ucciso per una proprio per futili motivi, per una cosa incredibile, sembra sicuro da una persona, da un nordafricano. La questione immigrazione, Franco Bechis, come si può risolvere, come si può portare avanti? Beh, come si può risolvere dal punto di vista di nuova immigrazione, è quel che sta facendo il governo, perché abbiamo visto che il numero di arrivi è decisamente inferiore a quello degli anni scorsi, che quel traffico di esseri umani, perché tale è esclusivamente organizzato, non c'è nessuna fuga spontanea dall'Africa, perché è bastato fare un po' la faccia feroce come ha fatto Salvini, per cui i numeri sono
lievemente diminuiti come partenze nel Mediterraneo, sono decisamente diminuiti in Italia perché c'era quella faccia feroce, quindi si sono spostati su Spagna e Grecia, che hanno invece i loro record di sbarchi in questo momento, il che vuol dire che il traffico è organizzato da gente che vede uno che fa la faccia feroce, cambia rotte e va verso chi, come il Premier che adesso è caduto in Spagna, il socialista, invece. Ecco, Franco, posso chiederti una cosa? Ma il fatto che la Carola Rackete abbia forzato in qualche modo i porti chiusi, il blocco della Guardia di Finanza, eccetera, eccetera, poi non è questo che spinge la gente a andare in Africa, ancora più i comuni, e che poi purtroppo porta alla strage, adesso vedremo se è vera, se confermata, di queste 50-100 persone? Cioè, è la faccia dura che ferma, ma anche e invece la faccia morbida di altri che invece, diciamo, aiuta alle partenze o che stimola. Una cosa anche qui purtroppo crudelmente di costi, nel senso che chi organizza quel traffico, se sa che deve andare fino in Spagna e il viaggio è più lungo, utilizza delle imbarcazioni più costose che però tengono il mare fin là, visto che comunque per salire su quei barconi pagano cifre profumate. Se invece sanno che dopo pochi miglia trovano la nave del Leon Lusse che tanto li salva, li mettono su gommoni, diminuiscono molto i costi, quindi il guadagno rispetto a quello che pagano i migranti diventa molto superiore, e fanno tandem con le navi del Leon Lusse. Questo è accaduto sempre, che ci sia un'intesa e quindi un'associazione a delinquere, diciamolo pure, non è stato provato da nessuna indagine della magistratura, quindi non lo posso dire io, che però loro continuano su quello, e si capisce perché a un certo punto evidentemente hanno dei contatti prima di partire, perché le imbarcazioni cambiano se c'è la certezza che lì ci sono delle navi, delle ONG su cui far conto. Se invece sanno di sicuro che non ci sono, prendono delle imbarcazioni più sicure, che diminuiscono i guadagni. Il sottosegretario, un commento su questo? Breve sottosegretario. La soluzione definitiva è quella di dare all'Africa una sostenibilità economica e sociale. Questi degli sbarchi non sono i 100, i 200 che ci preoccupano, perché sono comunque un grave problema già, ma sono i milioni, le centinaia di milioni che si prevedono negli anni. La Nigeria raddoppierà la popolazione da 200 a 400 milioni di abitanti, e bisogna dare un futuro stabile, perché è anche importante che l'Africa stessa non si privi di quelle che possono essere le sue stesse risorse, forse lavoro, al di là di chi viene e di chi non viene in Italia. Noi dobbiamo lavorare affinché, è anche utile per un motivo economico, le nostre imprese sono brave, le imprese di costruzioni, le imprese in energia, e abbiamo trattati di cooperazione con la Cina, col Giappone, per cooperare insieme, aiutare le nostre imprese a lavorare in Africa con aziende giapponesi, con aziende americane, con aziende cinesi, e questo dà un doppio vantaggio: a, facciamo soldi, che fa bene; due, stabilizziamo l'Africa e limitiamo i flussi. Solo così si risolverà il problema, però bisogna essere, prego. Antonello, dobbiamo chiudere. Solo una risposta secca, sì, no. È favorevole al blocco navale? Eh sì, perché i confini vanno difesi. Tutti i paesi lo fanno, tutti i paesi del mondo, dalla civilissima Australia alla Francia, credo anche Macron che blocca i suoi porti, li bloccano tutti, vanno bloccati, e in nessun paese si arriva senza visto. Se io vado in America senza visto, mi rimandano indietro. Ha studiato un metodo però, no? Perché non si può impedire a chi scappa da fame, povertà, no, guerra, di cercare un luogo migliore dove vivere. Bisogna studiare un metodo, bisogna farlo. Sì, ma quelli che scappano dalla guerra sono una percentuale piccolissima. Quelli che scappano dalla guerra, i rifugiati politici sono ovviamente benvenuti e vanno accolti, e li accogliamo tutti senza se e senza ma. Quelli che scappano per motivi economici, come tutte le migrazioni, devono essere gestiti. Vi ricordo, mi piace parlare
dell'Australia. L'Australia è un programma di visti dove loro, il 50% dei migranti, debbono essere altamente qualificati, quindi loro selezionano chi viene. Anche da noi si può dire che c'è bisogno di manodopera in alcuni settori, ebbene si scelga chi e dove, come, quanti, non tutti che bussano alla porta. Questo nessun paese lo può accettare. Grazie al direttore del Tempo, a Franco Bechis, al sottosegretario allo sviluppo economico Michele Geraci. Buona giornata a voi, grazie, grazie di essere intervenuti.